Il derby, si sa, non è partita da conigli e per 90 minuti si vive di scintille ed emozioni. Da una parte il forcing dei Granata, capaci di imporre un ritmo vertiginoso non ripagato però dal gol. Dall'altra il contropiede dei bianconeri, già vincitori in questa chiave tattica contro l'Inter. Briaschi è il primo giustiziere. Radice batte le mani e scuote i Granata, ma la rabbia, dopo appena 10 minuti, è già tanta. La difesa della Juventus, concentrata e determinata, contro l'attacco del Torino, impetuoso ma anche frenetico. Con Platini come avversario, guai a distrarsi. Attenzione a come il francese trova il modo di mettere nei guai Martina. Sul proseguimento dell'azione Rossi chiede il penalty, ma Agnolin è deciso a usare tutte le armi, verbali e gestuali, per spiegare che non è d'accordo. Il Torino è aggressivo, la Juventus sorniona. Scoprirsi per i Granata è sempre rischioso. Consueta puntata negli spogliatoi di Boniperti, marcato da Franco Costa. Giampiero, un primo tempo con la Juve, insomma, a posto direi. No, è un bel derby direi, anche il Torino sta giocando molto bene. Forse noi potevamo anche raddoppiare, ecco. Con quel colpo in testa di Rossi mi pare, no? Sì, anche quello di Platini ha giocato due palle bellissime e purtroppo non è andata dentro. Nella ripresa aumentano di intensità gli attacchi Granata, anche se l'avvio del tempo propone un'altra grande occasione per i bianconeri. Dopo un assolo di Rossi, Danova rinviene miracolosamente su Briaschi. A questo punto sale alla ribalta Bodini, su tiro di Pileggi. Quindi è la volta di Junior su punizione. A punte Granata neutralizzate ci provano in tutti i modi i centrocampisti, come Dossena. Ancora Junior cerca il gol con una beffarda staffilata. E come spesso accade nel calcio, la Juventus, pronta a sfruttare il minimo errore altrui, si procura un calcio di rigore. Platini, dal dischetto, spiazza Martina. Negli spogliatoi le dichiarazioni di Bodini e Junior sono rivolte ai tifosi. Prima la passione, poi la partita. Chiediamo a Bodini se ha qualche significato questa sua grande partita proprio nella settimana della polemica Tacconi. Ma per me ha un grosso significato perché è una partita molto importante il derby, sia per tutta la città che si spacca in due. È il mio primo derby e ho avuto una grossa soddisfazione di vincerlo.